Una nuova istanza per tutelare le fasce più deboli della popolazione viene rivolta dal Movimento 5 Stelle di Aci Catena all'amministrazione comunale. L'occasione la fornisce il prossimo referendum abrogativo in programma il 17 aprile. Così come già accaduto in altri comuni vicini, i grillini chiedono che nella nomina degli scrutatori da destinare ai seggi elettorali venga data precedenza a quanti iscritti all'albo unico degli scrutatori alleghino alla domanda l'ISEE con reddito più basso. A ribadire la richiesta è Bartolomeo Tagliavia del Movimento 5 Stelle di Aci Catena. Noi per la terza volta, perché già l'abbiamo protocollata la prima volta ad aprile del 2014 in prossimità delle europee del 2014 e poi nuovamente a novembre del 2015 quando sono stati rifatti già l'albo degli scrutatori, abbiamo chiesto al nostro comune, al sindaco Maesano, di poter inserire oltre ai vari requisiti richiesti anche quello dell'ISEE di coloro che sono iscritti all'albo degli scrutatori. Perché questo? In un momento di così grave crisi, anche un piccolo contributo a favore di quelle che sono le categorie più disagiate, secondo noi in questo momento è assolutamente essenziale. Nell'albo degli scrutatori vengono iscritti chiunque, naturalmente anche io, chiunque, una persona che possa avere uno stipendio tranquillamente può essere iscritto, può essere sorteggiato e far parte del seggio elettorale. Riteniamo assolutamente doveroso, ripetiamo, in questo momento di gravissima crisi, che possono avere un beneficio coloro che invece in questo momento stanno attraversando un momento di difficoltà. E inoltre abbiamo chiesto pure un'ulteriore cosa, di poter dare precedenza a coloro che non hanno fatto gli scrutinatori nelle precedenti tornate elettorali, in modo da garantire una continua turnazione anche tra queste persone. Ci accorgiamo sicuramente che non può essere questo una soluzione ai problemi che ci sono, però sicuramente è anche un modo per far sentire alla comunità che la propria amministrazione è vicina. Noi speriamo che l'amministrazione accetti questo nostro suggerimento. Ripetiamo, è la terza volta che lo diamo. Lo daremo anche nelle altre occasioni se si dovessero riscontrare ulteriori elezioni, tornate elettorali. Nuovamente protocolleremo quest'ulteriore istanza. Questo è il nostro modo di intendere, cioè nessuno deve rimanere indietro. Tra l'altro, altri comuni, tra questi anche Acireale, hanno già aderito a questa istanza. Esattamente, i comuni, assolutamente i nostri confinanti come Acireale, scade oggi il bando per poter presentare anche l'ISEE per poter partecipare. Il comune di Aci Castello ha anche aderito a questa iniziativa negli organi di stampa, è stato comunicato. Il comune di Valverde, il sindaco, sta vedendo come poter collegare quest'ulteriore richiesta per aiutare le fasce più deboli. Pertanto è un'iniziativa che è assolutamente utile, necessaria e dovuta dalle amministrazioni in questo momento.